Noi però andiamo avanti con la nostra diretta, ringrazio Riccardo Luna che ha moderato questo incontro, perché abbiamo l'ultimo tassello di questa due giorni lunghissima, ed è il fuori camp, ed è quella parte che noi destiniamo a chi non ha ancora lasciato Bologna per ripartire e però vuole aggiungere un elemento ulteriore di riflessione, e questo WWWorkers fuori camp, e lo dedichiamo a una delle tendenze della rete, che è quella green, che abbiamo raccontato in questi due giorni. Peraltro Riccardo l'ha raccontata proprio lunedì parlando dei contadini digitali su Repubblica, e quindi i nuovi scenari di chi utilizza anche la rete in maniera sostenibile, ma si lega al mondo del bio, al mondo del green, a una filosofia di vita che poi però è anche una filosofia di fare impresa. Parliamo delle economie green con Giuliana Ragusa. Alcenero Mielizia, Alcenero, grazie Giuliana. E con Giuliana parliamo di... dove vuoi sederti? Ok, fantastico. Con Giuliana parliamo di un viaggio che vi facciamo anche vedere. Adesso ci carburiamo un attimo, però il viaggio è un viaggio in giro per l'Italia, ed è un'Italia particolare perché l'Italia bio, l'Italia green, l'Italia legata alla terra. Cibo vero. Che cos'è cibo vero innanzitutto? Allora, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio a tutti. Cibo vero in realtà è una storia di un sogno, secondo me, almeno a me piace definirla così. Cibo vero in realtà diciamo è un viaggio che è partito dalla Basilicata in giugno e si è concluso nel cuore delle Dolomiti in novembre. Io non so però chi di voi conosce Alcenero, posso fare prima un piccolo sondaggio? Dai. Per vedere per alzata di mano chi conosce Alcenero. Là là. Dai, una buona percentuale. Però permettetemi di spendere un attimino due parole sulla realtà di Alcenero per chi non la conoscesse. Alcenero è un'azienda che raccoglie sotto di sé una rete, e mi piace dire una rete perché di questo si tratta, di agricoltori e trasformatori di prodotti biologici e fair trade. Questa rete è nata negli anni 70 da una visione assolutamente da sogno del nostro presidente Lucio Cavazzoni, che io definisco sempre un visionario, il quale a un certo punto, voi sapete, negli anni 70 l'agricoltura era chimica sostanzialmente, quindi sfruttamento intensivo del terreno, si sperimentavano nuovi anticrittogamici, antiparassitari e quant'altro, e un'agricoltura biologica in Italia ancora non esisteva. All'epoca due cooperative, una sull'Appennino marchigiano e una sull'Appennino toscamiano, decisero di dire no, basta, non più agricoltura chimica, non più sfruttamento e consumo del terreno e quindi delle risorse comuni, ma un uso, una fruizione oculata di quello che la natura ci offre. E iniziarono producendo sull'Appennino del miele e sull'Appennino toscamiano del miele e nelle Marche della pasta. Da lì è nata l'idea di cibo vero, no? Un cibo che è a disposizione di tutti, che rispetta la terra e chi ne fruisce. Da allora sono passati più di 30 anni, quest'anno abbiamo festeggiato praticamente 35 anni di vita, e la rete di agricoltori è passata da 2 a molte migliaia, non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Allora il nostro presidente a un certo punto ci siamo guardati e abbiamo detto ok, ma vogliamo capire un attimino, vogliamo fare una fotografia di Italia agricola di oggi, cosa che non si faceva, vi dico, mi dicevano dagli anni 60, cioè non si faceva una fotografia di quella che era effettivamente l'agricoltura sui campi, non quella nelle aule accademiche, non quella di cui si parla, posso dire, nei talk show di cui si chiacchiera, ma quella vera, vissuta proprio sul terreno. Allora hanno preso, sono partiti il nostro presidente, un cameraman e un fotografo, e hanno fatto il giro d'Italia. Sono partiti dalla Basilicata in giugno, sono finiti, come vi dicevo, nelle Dolomiti a novembre, e sono andati nei terreni non soltanto degli agricoltori di Alcenero, ma in tutti quegli agricoltori che si sapeva fossero agricoltori seri, che quindi diciamo credevano in un'agricoltura biologica vera, quindi fatta di sacrificio, fatta di scelte a volte non convenienti, di cui però valeva la pena parlare. Quello che vedete alle mie spalle è un po' il risultato, uno dei risultati di questo viaggio. Il primo risultato è stato un libro che io vi ho portato e che se volete posso fare girare tra le sedie, così girare, intanto lo vedete, sfogliate. Qui mescoliamo digitale e non digitale, online e offline. Questa due giorni è stata un po' così, e adesso un po'
come i Boy Scout ci facciamo il passaggio di questo libro che racconta un viaggio che è un viaggio anche cartaceo e poi un viaggio che è messo in rete. Tra l'altro, Marco, se scendi giù nella piattaforma, ho fatto vedere una cosa carina, io poi ho questa deformazione per le usabilità delle piattaforme, c'è tutta un'analisi con i vari tag in base ai temi a cui un utente è interessato e è si su, può... È su in realtà. È su, andiamo su, 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 su in alto. Nella sezione archivio interattivo, l'abbiamo voluto chiamare così perché ci è sembrato veramente interattivo, nel senso che abbiamo selezionato delle pillole perché ci siamo accorti che questi agricoltori, scusami Gianpaolo, io ti ho interrotto bruscamente, questi agricoltori in realtà utilizzavano molto spesso dei termini simili tra di loro, cioè parlavano sostanzialmente degli stessi principi. Sia che si trattasse di agricoltori del nord Italia che del profondo sud, avevano le stesse idee di agricoltura. Per cui abbiamo raccolto in parole chiave, come vedete, vita, amore, biologico, buono, famiglia, fare, fiducia, giovani, lavoro, onestà, orgoglio, origine, prodotto, eccetera, eccetera. Questo può essere anche il nostro vocabolario della due esatto. giorni. Esatto, io non ho notato differenza tra le reti intese proprio come insieme di elementi che si interconnettono tra di loro e che si scambiano, e la rete che io vivo giornalmente in azienda, ovvero questa rete di agricoltori che ha come obiettivo sì, quella di guadagnare ovviamente perché l'azienda è una SPA, ma soprattutto quella di poter valorizzare la materia prima che producono. Ed è lì questa strana cosa di cui ci siamo accorti che molto spesso, vedete, si parla proprio di amore per la terra, si parla di rispetto, si parla di un contatto quasi come se si parlasse di un figlio, perché ci siamo accorti a posteriori, cioè il viaggio come tutti i viaggi, no? Parte con una prospettiva e poi ne raggiunge mille altre. Ci siamo accorti che questi agricoltori parlavano dei propri terreni come fossero dei micromondi, cioè l'agricoltura biologica, a differenza da quella convenzionale, racchiude all'interno anche solo di un ettaro di terreno tante storie, che possono essere storie appunto di una pianta, storie degli animali che abitano quella terra, ma sempre si tratta di storie di rispetto. E la differenza tra agricoltura convenzionale, almeno questo è un mio punto di vista, quello che io ho tratto un po' da questo viaggio che ho visto, come invito a fare anche voi andarlo a vedere, è stata che nel micromondo dell'agricoltura biologica non ci sono certi termini che invece in altri mondi ci sono. Cioè non ci sono termini come ad esempio lo spreco. Parlavo con una piccola famiglia socia del Costa Rica, scusate, del Sud America, il quale mi raccontavano che in alcune lingue del Sud America, dove i nostri soci producono il cacao, il caffè, insomma tutti i prodotti coloniali, non esistono alcuni termini, cioè non esiste sprecare. Non c'è proprio come termine, cioè il concetto di spreco, non c'è. Cioè non c'è, non si fa. Non si fa, ah. Ma perché non c'è, niente viene sprecato. Non esiste il concetto di rifiuto, cioè per considerare un qualcosa un rifiuto vuol dire che proprio la declassi a un livello che non è vita. Visto che questi agricoltori vivono la vita nei loro terreni, non notano questa differenza, cioè non concepiscono l'idea di spreco. E l'agricoltura biologica è l'unica agricoltura, a mio avviso, che non prevede lo spreco, cioè tutto si svolge all'interno e non dà costi alla società, cioè non grava sulla società con dei costi di smaltimento di rifiuto o di danni che poi lasciamo ai nostri, insomma, ai nostri figli, alle generazioni future. Senti, ma noi in questa chiacchierata che ci porterà fino alle 6, il titolo gli abbiamo dato provocatoriamente così, le nuove economie green vanno in rete. In questi due giorni abbiamo raccontato tante storie di contadini digitali, tra virgolette, perché poi anche in rete c'è stata un po' di polemica, ma questi contadini digitali, ovvio che per noi è un'etichetta che però riguarda qualcosa di molto più vasto. Tornando però al tema, queste economie green riescono a bucare la rete, ad andare in rete, a dialogare con il pubblico, con i pubblici, cioè si riesce ad arrivare a far questo? Allora, secondo me si riesce ad arrivare a far questo, cioè si riesce a entrare nella rete solo se si fa rete. Cioè sostanzialmente la forza che può avere un piccolo contadino, un piccolo agricoltore, chiaramente non è paragonabile alla forza che può avere una multinazionale. Immagino che tutti voi, chiaramente leggiate le notizie, sapete che nel mondo dell'agricoltura ci sono delle dinamiche molto complesse e anche molto drammatiche per chi fa agricoltura. Cioè molto spesso sente dire: ma vuoi fare l'agricoltore, ma sei matto. No, l'agricoltura non rende, non dà reddito.
In realtà quello che io vedo lavorando in questo settore è che l'agricoltura è una scelta, ovvero, come leggerete poi nel libro, ci sono agricoltori che vi raccontano che fanno l'agricoltore da quando avevano 10 anni, ma ci sono anche agricoltori che hanno detto a un certo punto no, basta, io mi rifiuto di continuare ad avere un concetto di spreco oppure di dover acquistare all'estero cose che io potrei produrre da me qui in Italia. E questi sono riusciti, a mio avviso, a fare rete, nel senso che la realtà che io rappresento in questo momento, che è la realtà di Alcenero, che non è altro che un brand ombrello che sotto di sé raccoglie le produzioni di migliaia di agricoltori, ecco, io credo che questa realtà sia riuscita e lo abbia fatto in modo tale perché sia riuscita a interconnettersi, nel senso che questi agricoltori, c'è chi fa pomodoro, c'è chi fa caffè, vi ho raccontato, c'è chi fa grano, questi agricoltori interagiscono tra di loro e per primi si supportano, nel senso che l'azienda chiaramente è una SPA, ma le cui quote societarie, faccio una piccola divagazione di tipo tecnico, le cui quote societarie sono detenute da agricoltori e trasformatori. Quindi l'azienda ha sì, certo, come obiettivo quella di fare utili, ma l'utile reale per l'azienda è la giusta e alta retribuzione della materia prima. Questo perché chiaramente questo è il guadagno dei nostri agricoltori. Cosa succede? Un agricoltore che ha a disposizione un guadagno, diciamo, valido per produrre materia prima, non ha nessun interesse ad abbassare la qualità di ciò che produce, anche perché abbassandola guadagnerebbe meno. Quindi, diciamo, in questo senso si sentono estremamente liberi di poter sperimentare, provare, interagire tra di loro e poter quindi garantire una produzione di altissimo livello, cosa che credo solo le realtà di questo tipo riescono poi effettivamente a garantire. Guarda, stamattina le tue parole mi ricordano quello che ha detto stamattina Adriano Vignudelli, che non so se è ancora in sala, però Agricola Vignudelli, lui fa il contadino digitale all'Isola d'Elba, ha cambiato totalmente vita e lui dice: per me è importante che la filiera sia davvero così corta, non mi interessa incrementare con nuovi ettari di terra. Allora, volevo capire questo, in che modo far passare, voi che poi lavorate con le nuove tecnologie e magari dai anche un consiglio ai contadini digitali, come far passare questo concetto al cliente consumatore finale? Allora, lì in rete, perché poi devi arrivarci anche con le nuove tecnologie. Mi rendo conto che non è semplice, nel senso che anche noi che siamo una realtà tutto sommato grande abbiamo difficoltà a fare educazione, perché di questo si tratta, cioè se effettivamente si riuscisse a educare a dei principi di base che poi tutti condividerebbero, perché sono, passatemi in termini, ovvi, cioè nel senso che è ovvio che un'agricoltura che rispetta chi la fa, quindi rispetta anche la retribuzione dell'agricoltore, perché voi sapete che la materia prima biologica viene retribuita meglio rispetto a una materia prima non bio. Ecco, intanto una giusta retribuzione, una serenità da parte dell'agricoltore, quindi una possibilità di lavorare con serenità e di poter far rete, come dico, quindi di poter sulla rete interagire con altre realtà che fanno la stessa cosa. Io mi ricordo nel 2008, come ti dicevo prima, assistetti a una chiacchierata con Carlo Petrini di Slow Food, il quale disse all'epoca: ah, l'unico futuro dell'agricoltura è il contadino digitale. Io all'epoca pensai: è veramente un'utopia? Io non credo che non sia un'utopia in questo momento, credo che la rete sia lo strumento ideale per riuscire a far passare questo concetto, a fare educazione. La rete ci ha insegnato, almeno io nel mio piccolo, quello che ho visto è stato che molto spesso i giganti vengono penalizzati rispetto alle piccole realtà che però sono vere, sono concrete, offrono contributi reali e si rendono disponibili a interagire con altre realtà. Correggimi se sbaglio, Giampaolo. Assolutamente, la chiave è quella. La chiave è quella, poi legarsi a realtà come quella che io rappresento, che permette di appunto avere la forza dell'unione, perché di questo si tratta, cioè la rete di agricoltori ha creato un brand, Alcenero, che come ho visto molti di voi conoscono, e che è riuscito a portare il biologico anche sulle tavole di chi in realtà non credeva nel biologico, pensava che il biologico fosse una truffa, che era, diciamo, quasi sfiduciato da tutte le cronache che si leggono sui giornali di truffe relative al biologico. Per cui io credo nella forza, credo nella rete e credo che ci sia un futuro in questo senso. Guarda, se riesco, non so se Marco, perché da qui ho mandato una mail con un allegato, pensa te. Forza della rete. Del pezzo uscito su Repubblica con alcuni numeri, non so se riesci proprio, tanto il fuoricamp è questo, cioè lo vediamo in tempo reale, insomma, perché i numeri in realtà sono abbastanza impressionanti e secondo me alcuni contadini digitali che sono qui, insomma, potrebbero apprezzarli questi numeri. Io inizio a dirli, poi magari li commentiamo insieme. La fotografia aggiornata al 2010, ieri mi diceva AgriNotizie che in realtà
poche fotografie si fanno sull'uso delle nuove tecnologie nel campo dell'agricoltura e soprattutto nella comunicazione dell'agricoltura. E quindi abbiamo alcuni dati che insomma non sono proprio così aggiornati. Però la fotografia è al 2010, intanto ve la inizio a dire. Si dice che l'uso della rete nelle aziende agricole italiane sia cresciuto dell'80% dal 2000 al 2010. Oggi ci sono quasi 40.000 nei servizi amministrativi, realtà che utilizzano quindi le nuove tecnologie nei servizi amministrativi, nella gestione di coltivazioni e allevamenti un po' meno, 30.000, un po' di più di 30.000, acquisto e vendita di prodotti ancora meno, sito internet aziendale non è così ancora diffuso, quindi c'è ancora margine di miglioramento su questo. In testa le regioni più virtuose, guardate un po'. Non si vede, ma... Ah, ecco, però adesso lo rimedio perché io poi gli ho mandato un, so cosa, un JPEG, un PDF, non so bene cosa, che adesso sta ricambiando. Eccolo qui, guardate in alto, le regioni più virtuose, Lombardia, provincia autonoma del Bolzano e Trento. In coda qui risulta Puglia e Calabria. È una distribuzione maggiormente diffusa attraverso gli acquisti online nel nord-ovest, a seguire nord-est. Questo è un po' il quadro di quello che avviene in Italia. In Francia sono 105.000 le imprese agricole su 346.000 che sono connesse ad internet per uso professionale, circa il 30%. Quindi ci sono ancora un po' di margini di miglioramento. Ci sono molti margini, a mio avviso. Però la cosa che io premo sempre quando si parla di questo argomento è questo. Ormai io credo che tutti vogliano sapere da dove viene ciò che si sta mangiando. Cioè ormai la necessità di venire a conoscenza di chi abbia raccolto quel prodotto, di quale sia stata la sua vita, quale sia stato il giro che ha fatto, insomma di capire cosa stiamo mangiando, è un'esigenza che si sta sentendo sempre di più. Quindi anche ai piccoli contadini, quello che può essere il mio piccolo consiglio, insomma, è quello di raccontare la propria esperienza. Si è veramente avidi in questo momento di storie belle, perché nel mondo sentiamo veramente, dico magari una cosa banale, ma veramente storie brutte. Sentire storie di chi effettivamente crede nell'agricoltura, che lo fa perché lo ritiene un sogno, e perché ci crede e ci mette tutto il proprio impegno, a mio avviso ha un suo valore in rete che, se non è stato immediatamente colto, lo verrà fatto presto, insomma. Senti, su questo, non mi ricordo chi ieri mi diceva, sì, ho capito, io però ho il mio sito, poi prestare attenzione anche a raccontare diventa complesso se poi devo lavorare. Che consiglio ti senti di dare? Tu ti occupi in toto di comunicazione e marketing, però come riuscire a gestire al meglio la comunicazione di questi temi? Allora, l'importante secondo me è riuscire a sintetizzare il succo di quello che si vuole dire, cioè non è necessario essere prolissi o perdere molto tempo, anche perché forse sarebbe, no, Giampaolo, io credo, controproducente. Quello che io trovo interessante è riuscire a rendere disponibile sulla rete la propria esperienza. Tante persone, cioè facendo rete proprio intendo, tante realtà come queste piccole realtà di cui parlavamo hanno questa esigenza. Facendo rete online, quindi incontrandosi, chiacchierando, avendo una forza, si può secondo me riuscire ad avere un peso online, quindi riuscire a parlare effettivamente al proprio pubblico e raggiungere anche persone lontane, ma che diciamo cominciano a capire, a educarsi al valore di quello che è una produzione responsabile, una produzione seria. Oggi nel laboratorio abbiamo parlato di social network e poco fa mi hanno detto che c'era moltissima gente nel laboratorio su Foursquare, è stato un bel laboratorio, e abbiamo parlato di app e di comunicazione via mobile. Come si è moltiplicata la comunicazione del green anche da voi magari in azienda? Cioè adesso dovete comunicare su molti canali. Esatto, adesso dobbiamo comunicare su molti canali. Vi assicuro che malgrado siamo una grande realtà nel mondo del biologico, grande poi è un parolone, ma insomma siamo una realtà che sta crescendo, non è molto semplice riuscire a districarsi nel mondo delle app e dei social, quindi immagino che le piccole realtà abbiano questo stesso problema.
Vi dico solo che nell'arco di un paio d'anni la comunicazione che noi facciamo è completamente cambiata, cioè ci siamo passati da avere il classico sito istituzionale in cui si raccontava l'azienda e le produzioni al cercare di interagire e cominciare ad ascoltare quello che in rete effettivamente si dice di noi e cominciare a intercettare quella community che comunque già online parla di noi come parla sicuramente delle vostre realtà, per cui riuscire ad avere una community che crede in te, che ti ascolta, che ti consiglia e ti sgrida anche quando sbagli, perché si sbaglia, c'è poco da fare, cioè mia nonna diceva sempre se uno non mangia non fa briciole, no? Cioè, e quindi dipende appunto dalle scelte che si fanno, per cui sbagliando e confrontandosi anche con quello che effettivamente è la reazione della community si riesce poi a capire, no? Quale via è quella giusta e come cambiare. Ed è un percorso che non finisce mai, perché la community si evolve, io me l'accorgo nel nostro piccolo, nella nostra piccola community che chiaramente viaggia sia sui nostri social che sul nostro blog, che è Fatti di Bio, che appunto anche... Ricordiamolo, come si chiama il blog? È fattidibio.com. Fattidibio.com, ok. Più che un blog, io lo chiamo una serie di blog, nel senso che abbiamo voluto aprire questa vetrina a... le realtà affini alla nostra e diciamo realtà che capiscono che il biologico non è soltanto quello che io mangio a tavola in questo momento, ma è una scelta di vita consapevole e dipende anche da tantissimi fattori che non sono soltanto l'agricoltura biologica, ma è una scelta di vita green, la sostenibilità nei trasporti e si aprono tantissime tematiche. Quindi noi di Alcenero crediamo che non si può parlare di bio e basta, si debba parlare di scelte consapevoli che impermeano tutta la vita dell'uomo. Bello. Allora, sul discorso della community, so che anche voi avete le vostre... Eccolo qui, questo qua è Fatti di Bio. L'abbiamo appena messo. Ecco, perché c'è un perché poi la community si ingaggia, ci sono appuntamenti esatto. Ricorrenti, no? Cosa succede? Ecco, io ne approfitto e vi invito tutti i fruitori pugliesi, anche che ci seguono online, a raggiungerci. In realtà con il progetto Cibo Vero, come vi dicevo, l'obiettivo era quello di portare i fruitori, quelli che noi amiamo chiamare fruitori e non consumatori, sui campi e fargli proprio vedere che cosa significa l'agricoltura biologica, fargli parlare coi contadini, farli confrontare direttamente sulle difficoltà che ci sono nel produrre del grano veramente biologico. Quindi abbiamo deciso di iniziare i viaggi sui terreni dei nostri agricoltori di Alcenero. Cioè ci andate proprio fisicamente? Ci andiamo proprio fisicamente e ci portiamo tutti quelli che con noi vogliono venire. Quindi la prima tappa sarà in Puglia il 18 maggio, quindi è prossimo sabato, insomma il prossimo sabato a venire. E l'invito è questo, sostanzialmente ci saranno grandi realtà come Slow Food, Legambiente, ma veramente tantissime realtà, il Parco delle Dune Costiere, il Parco dell'Alta Murgia, che relazioneranno e come adesso stiamo facendo noi, ci sarà una chiacchierata sui campi, proprio sulle tematiche relative all'agricoltura biologica, ma anche e soprattutto alla tematica relativa al grano, una tematica che non è per nulla indifferente, che in questo momento sta saltando un po' alle cronache, no? Per quello che sta succedendo. Quindi io vi invito, se potete, a venirla a vedere perché è veramente interessante. A questo viaggio ne seguiranno molti altri che speriamo, insomma, di vedervi. Ecco, vi invito assolutamente. Grazie Giuliana. Io se ci sono delle domande le raccoglierei, se avete dei dubbi, delle curiosità da porre a Giuliana, altrimenti poi vi rimando a fattidibio.com e a Cibo Vero. Esatto. E quindi alla community che parla diciamo del bio, del green. Una domanda. Allora, eccoci, aspetta, te la porto io. Io vorrei che tu parlassi un pochino delle imprese agricole al femminile, che so che stanno avendo grande successo e oltretutto con i prodotti della terra, scusate il mal di gola, fanno anche marmellate, biscotti, produzione, sì. Eccetera, e c'è tutta una filiera di queste imprese, visto che mi sembra un argomento interessante. Assolutamente. Allora, se permettete, io faccio parlare proprio un agricoltore femmina. Io chiedo magari alla regia se mi mette in play, non so, ad esempio su Cibo Vero, dove eravamo prima, sì. Noi abbiamo nella nostra compagine societaria moltissime socie donne che hanno scelto di fare agricoltura biologica e vi assicuro hanno un coraggio e una forza che è quasi, per me, è emozionante. Per esempio possiamo vedere Maria Desiante, che è l'agricoltore, è questo... Eccola, appena passata, eccola qui. È la seconda riquadro nella prima colonna, ecco. So se... Eccola. Eccola. Se ci mettete l'audio.
Quindi Maria De Siante, esatto. Gravina di Puglia, Bari. Esatto, e dove andremo il 18 maggio? Lei è un agricoltore, fa grano, e devo dire ha una forza incredibile. E io farei parlare proprio lei, perché lei racconta proprio la sua vita da agricoltore. Però adesso sistemiamo l'audio. E tanto adesso... Per esempio, l'altro giorno abbiamo fatto, proprio in occasione di un evento che si chiama Cibo Regola d'Arte a Milano, abbiamo invitato una nostra risicoltrice, che si chiama Rosalia Caimo, la quale appunto raccontava le sue difficoltà nel fare risicoltura. Voi sapete che la risicoltura è una coltura molto particolare, nel senso che la pianta sta in acqua e l'acqua è un ricettacolo, insomma, di batteri, di parassiti. Adesso io non entro nel tecnico perché non ne ho le competenze, però lei ci raccontava la difficoltà quotidiana nel fare delle scelte a volte coraggiose, nel senso che mette a repentaglio anche la redditività un po' del riso che lei sta coltivando, pur di rimanere coerente con la scelta dell'agricoltura biologica. E devo dire, le agricoltrici in questo momento stanno dando grandissime soddisfazioni, e una parola in più la voglio spendere anche per le apicoltrici. Noi siamo un'azienda che fa agricoltura biologica, ma soprattutto apicoltura biologica, perché l'apicoltura, mi spiegavano i nostri soci, è l'unico allevamento che non prevede l'uccisione dell'animale, quindi è un metodo rispettoso dell'animale e dell'uomo, ed è quasi una convivenza, nel senso che è un lavoro dell'ape ma anche dell'uomo. Io lascio parlare adesso Maria. Sono Maria De Siante, ho quasi 34 anni, sono un imprenditore agricolo titolare d'azienda da 6 anni. L'azienda è quindi un'azienda familiare, ha sempre avuto uno stretto rapporto con la terra e è stata sempre dedita alla cura della terra. La nostra azienda è in bio da ormai 11 anni. Ci crediamo in quello che facciamo perché è stato un lungo percorso, e quindi sono strettamente attaccata alla terra ed è quasi la mia vita. È la mia vita e la mia passione. Ai fruitori dei prodotti della terra chiedo a tutti di aver pazienza e di saper aspettare, di andare alla ricerca dei prodotti. Il biologico non è solamente una parola a sé, ha dentro tanto, ha dentro l'amore per la terra, il buon fare il lavoro della terra, l'utilizzo di materie prime che non diano assolutamente residui dannosi alla salute dell'uomo. È un qualcosa che forse a parole è difficile spiegare, però è qualcosa di grande, qualcosa che ci può dare in futuro tanto altro, che concerne la vita proprio di ognuno di noi in quanto esseri umani. Io credo che lei molto racconto. Meglio di me poteva spiegare, insomma, questo è un quadro un po' di quello che io non sarei riuscita a spiegarvi, quindi... Grazie allora a Maria De Siante nel racconto, e grazie Giuliana Ragusa di essere stata grazie con noi in questo viaggio nelle aziende green. Allora io chiuderei ricordando tutti coloro che hanno reso possibile questa 2 giorni, adesso siamo in fase discendente, adesso ci riprendiamo fiato perché è stata una lunga corsa. Ringrazio i nostri main sponsors Google e Telecom Italia, Ego International, il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, le media partnership di Renews 24, Sole 24 Ore, Metro, Altra TV, l'impresa del gruppo 24 Ore che ci hanno anche rilanciato in diretta in queste 2 giornate, Regione Emilia Romagna, GECO 2 e poi Comune di Bologna, Incredible, il progetto Incredible, Agenda Digitale e poi Alcenero come food partner di questo nostro viaggio. E poi grazie ancora a Confimi, Piccole e Medie Imprese Bologna, Giovani Imprenditori CNA Bologna, CNA Next, Fior di Risorse, l'Urban Center che ci ha ospitato e poi gli studenti della Scuola di Giornalismo IULM di Milano che hanno raccontato in rete, e tra qualche ora troverete tutte quante le video interviste realizzate dagli studenti. Grazie a tutto lo staff organizzativo del WW Workers Camp, allo staff tecnico e a tutti voi che ci avete seguito in streaming e a tutti voi WW Workers che siete rimasti fino alle 6 dopo 2 giorni pazzesche. Ci vediamo prestissimo, grazie. Grazie.